La scelta dell'onorevole Paola De Micheli di visitare come prima cosa, venendo in Abruzzo, il Teatro Romano di Teramo, ha spinto l'amministrazione comunale a ripercorrere il cronoprogramma sul prossimo recupero del prezioso bene archeologico. Il sindaco Gianguido D'Alberto assicura che lo step più importante sarà quello della demolizione dei due palazzi che insistono sul teatro, un obiettivo che potrebbe essere raggiunto già entro l'anno. Quali saranno i tempi di recupero di questo teatro romano? Ormai ci siamo, un lavoro straordinario in questi primi 2 anni e mezzo dove abbiamo recuperato un progetto che di fatto rischiava di essere definanziato, abbiamo acquistato i due palazzi. Quindi una situazione che ormai è giunta a compimento. La novità è che c'è stata anche la validazione del progetto definitivo da parte dei tecnici validatori, quindi ormai ci siamo. Siamo pronti per il primo step, che non potrà che essere quello relativo alla demolizione e smontaggio dei due palazzi, che avvierà un percorso che al momento è già finanziato per il primo stralcio con 4 milioni di euro a disposizione, che candideremo per l'intero progetto ai canali di finanziamento che sono attualmente in corso, quindi sia il recovery ma anche il CIS, il progetto di rigenerazione urbana. Di questo abbiamo parlato anche oggi con l'onorevole De Micheli. Ovviamente si tratta dell'intervento più importante in questo momento, anche quello che è in fase più avanzata, grazie a un lavoro straordinario che abbiamo messo in campo, e adesso finalmente ci siamo con l'avvio delle procedure da qui alle prossime settimane, quindi l'obiettivo entro l'anno è assolutamente di partire con il cantiere.